Il Biocampus di Cepagatti e l'Istituto Comprensivo di Pescina sono i due progetti selezionati in Abruzzo dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del concorso di idee scuole innovative. L'iniziativa ha visto in tutta Italia la presentazione di oltre 1.300 proposte. La realizzazione delle nuove strutture sarà finanziata dall'INAIL. Il Biocampus di Cepagatti sorgerà a Villa Reia, su un'area di circa 4 ettari, a ridosso della sede dell'Istituto Agrario. Ospiterà un nuovo corso di formazione tecnica superiore e alcuni master promossi in collaborazione con gli Atenei abruzzesi. Per la sua realizzazione l'investimento ammonta a 6 milioni e mezzo di euro. Per l'Istituto Comprensivo di Pescina invece verranno messi a disposizione 2 milioni di euro per la costruzione di una scuola a servizio anche dei comuni di Ortona dei Marsi, Bisegna, Cerchio, Aielli, Collarmele, Gioia dei Marsi, Ortucchio, San Benedetto dei Marsi e Lecce dei Marsi. Si tratta di scuole innovative perché oltre a una diversa concezione sulla funzionalità e flessibilità degli spazi, prevedono anche sistemi di gestione energetica sostenibile, oltre a un rivoluzionario metodo di governance che vede un maggior coinvolgimento con le città di riferimento e il loro tessuto economico-imprenditoriale.